4 anni da incubo, fatti di botte, minacce, appostamenti sotto casa. È finita così, una storia nata come tante altre. Siamo a Rimini, è 2014, quando i due giovani si conoscono. Lei, italiana, una ragazza bellissima, poco più che ventenne. Lui, tunisino, ne ha 5 di più, lavori saltuari e già qualche guaio con la giustizia. L'amore però dura solo pochi mesi, distrutto giorno dopo giorno da una gelosia corrosiva che sfocia ben presto in persecuzione. Lui la controlla, la minaccia, vede rivali ovunque, al minimo sospetto sono urli e poi botte. A fianco della ragazza si schierano i genitori. Lei lo lascia, la famiglia si trasferisce, ma non basta. Lui la ritrova, l'aspetta sotto casa, la fa cadere dalla bicicletta, sono calci e pugni, le distrugge il telefono perché nessuno deve parlare con lei. Se mi lasci, le urla, ti uccido. È troppo. Con il referto del pronto soccorso parte la prima denuncia. Arrestato, viene condannato a 4 anni, ma appena esce dal carcere è come se il tempo non fosse passato e subito tutto ricomincia. Un incubo ancora peggiore di prima, perché ormai lei vive in uno stato di ansia continuo, ma non si rassegna. Va dai carabinieri che lo arrestano. L'incubo, almeno per è finito.